Francesco Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Abbiamo pensato a questo brano di Vangelo sia perché stiamo vivendo il tempo della Pasqua, il brano che è risuonato nelle nostre comunità la scorsa domenica, ma soprattutto perché penso che sia la metafora di tante immagini di delusione, di fatica, di stanchezza, anche quelle immagini che arrivano nelle nostre case, da Aleppo, dalla Siria, da tante situazioni dove si parlano di martirio, violenza. Abbiamo scelto questa seconda parte quando i due discepoli lo riconoscono. In mezzo a tanta delusione Dio non li abbandona, anzi Dio li accompagna, li sorregge, li custodisce, li rincuora, parla loro e spezza il pane con loro. A commento di questo ascoltiamo questo numero 239 della esortazione apostolica Evangelii Gaudium, dove Papa Francesco ci parla dell'importanza della pace, che non è, come dice il Papa, un progetto di pochi indirizzato a pochi, ma è qualcosa di più grande, di più collettivo, perché la pace nasce da Dio, entra nel cuore di ogni uomo e ogni uomo è chiamato a condividerlo con ogni fratello. Si tratta di un accordo per vivere insieme.
impatto sociale e culturale. Buonasera, bentrovati a tutti. Nonostante il tempo sfavorevole della partita alla Juventus, alla prova anche il San Marco, il nostro Juventino. Siamo contenti di essere qui questa sera per ascoltare la testimonianza di padre Ibrahim, il quale ho avuto la fortuna già di intrattenermi per oltre un'ora questa sera, prima di cena. Mi veniva di pensare, dopo averlo ascoltato oltre un'ora, probabilmente con lui, che molte volte che ho spiegato il primo versetto del brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, contiene un elemento sorprendente. Cioè, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, e gli fece come se dovesse andare. Avevano già fatto le prime due tappe, Gesù aveva spiegato in tutta la scrittura ciò che si riferiva a lui, o meglio si riferiva al fatto che dovesse patire per entrare nella sua gloria. Gesù fece come se dovesse partire per un viaggio lontano. Questa espressione tutti noi la riconosciamo, la meglio come padroni che dai talenti a quei parti. E dunque il Signore sembra andarsene, talvolta sembra assente, sembra che si faccia da parte. Certo, noi diciamo per consolarci, perché ciascuno di noi trovi la sua parte da fare, però non è ancora avvenuto il riconoscimento. Ecco, mi piace augurare a padre Ibrahim, alla sua gente, ma anche a noi che stiamo ascoltando stasera, quello che segue: questa apparente assenza o questa presenza in un modo che non è neppure quella del risorto, ma dopo un po' sarà quella dello spirito, apre lo spazio alla Chiesa come invocazione, alla Chiesa come grembo della preghiera, ma essa esistentero resta con noi perché si fa sera e il giorno è mai al tramonto. Probabilmente era, come sapete, l'insistenza tipicamente orientale di rimanere perché l'ospitalità è sacra, ma questa insistenza è già trasformata in preghiera: resta con noi perché si fa sera. Qualche tutta la tradizione, sia letteraria, sia eccetera, ma soprattutto quella musicale, ha inteso questo come il canto per eccellenza della Chiesa, che invoca che il suo Signore entri e prenda dimora presso di lei, anzi presieda la cena. Gesù entra, presieda la cena, si mette al centro. Per mettere lui al centro bisogna che noi facciamo spazio. Il nostro modo di fare spazio è di dire resta con noi perché si fa sera, il giorno già volge al declino, il tempo si è fatto breve, passa la scena di questo mondo. Vedete, tutti i testi abbastanza simili. Solo che dirle qui, la Chiesa appena consacrata, potete ammirare. È vero che è stata quasi come un Aleppo a rinnovare questa, perché per 10 anni è stata con le finestre aperte, passavano i piccioni, sempre c'è avuto un vescovo un po' prianzolo venendo, appunto testate che non finisse. Ecco, ci auguriamo che il padre Ibrahim, questo lo diremo anche alla sera, alla fine, due parole che abbiamo scritto, e siccome sono molti qui stasera non capisco le lettere che sono in greco, maiuscolo, verticalmente c'è scritto fos, orizzontalmente c'è scritto zoe, la luce e la vita, ma essi si incontrano al centro e vorremmo che da queste due parole nascesse quella che sta nel suo grembo, che è la
la pace è un po' più lunga, perché la pace esige tempo e il rene, ma ce la auguriamo, per te, per la tua gente, perché non è lì troppo tardi. Allora, buonasera a tutti, io lascio subito la parola al padre Ibrahim e voglio ringraziarvi intanto per aver accolto nuovamente questo invito, nonostante la serata che diceva la sua eccellenza a condividere questo momento con la Chiesa di Aleppo che il padre Ibrahim stasera rappresenta. Padre Ibrahim inizierà con suo intervento, poi senz'altro ci sarà spazio per il vostro, forse anche per le mie domande. È un'occasione stasera anche per portare qui a Novara questo libro che padre Ibrahim ha trovato il tempo di scrivere in questi 3 anni, da quando è stato quasi 3 anni, è stato sottratto ai suoi studi di teologia nel novembre 2014 a Roma, quando era la delegazione di Terra Santa, della custodia francescana di Terra Santa, e l'allora custode, padre Pier Battista Pizzaballa, che immagino molti di voi conoscano, le chiese di andare ad Aleppo, perché in quel momento c'era bisogno lì. Penso che il racconto di frate Ibrahim prenderà le mosse da lì, da quello che ha visto arrivando, e da come poi si è reso conto della situazione. Aleppo era già sotto assedio quando lui è arrivato, con tutti i problemi che la parrocchia di San Francesco ha tentato di affrontare. Ha trovato il tempo però in questi 2 anni di mandare delle lettere, dei ringraziamenti anche ai numerosi benefattori che in Italia e in altri paesi europei lo stavano aiutando ad aiutare la popolazione. Quindi senz'altro è un'occasione per noi, questo libro per me personalmente è stato un grande arricchimento, sia per la lettura spirituale che frate Ibrahim caccia degli eventi che hanno avuto luogo in questi anni in Siria, e sia per capire come vivono i cristiani di Aleppo, che cosa sta succedendo lì, come vivono in generale gli aleppini, che voi sapete che la popolazione vista, la Siria è stata un po' il simbolo in tutti questi decenni del crogiolo di razze di religioni del Medio Oriente. Allora, grazie ancora per essere qui e passo subito la parola a padre Ibrahim. Buonasera a tutti, Sua Eccellenza, Monsignore e carissimi diversi don, ho conosciuto Don Angelo e poi anche diversi don che non di cui non ho conosciuto i nomi, vedo anche che ci sono tante suore comuniane, ma anche di altre congregazioni, conoscendo tutti presenti qua. È un grande onore per me, è un grande piacere essere oggi con voi per condividere un po' le sofferenze e le gioie di quello che viviamo lì proprio ad Aleppo. Ricordo che erano in questi giorni quando avevo terminato la licenza, mi metto in piedi forse così, faccio, mi guardate e mi guardo meglio. E in certo momento sono stato mandato a Roma per continuare gli studi e io pensavo proprio di un cammino lungo che mi piace moltissimo, che è rimasto sempre nel cuore mio, di studiare, di insegnare, magari di scrivere libri. Ho finito la licenza, mi sono iscritto al dottorato nel campo della dogmatica a Roma e in modo speciale nel settore della ecclesiologia. E in certo momento arriva il custode di Terra Santa, il provinciale dei frati minori nel Medio Oriente, e lì lo vedevo un po' serio e molto preoccupato. Allora mi metto con lui e domando: ma carissimo, dimmi cosa posso essere, se posso essere utile per te, posso aiutarti, cosa hai? Hai una faccia seria?
E lui mi guardava, non mi rispondeva, parlava di altre cose, ma io poi ripetevo la stessa domanda e lui mi guarda poi e mi dice: ma sai, la gente in Siria ha bisogno, cosa dici tu? E io ho detto: cosa posso dire io? Se tu hai detto la gente ha bisogno, hai detto tutto. Non sono venuto io per riempire la tasca di certificati, di dottorato e di licenze, sono venuto semplicemente per dare la vita. E lui non ci vedeva, quindi ripeteva la domanda, io ripetevo la risposta due o tre volte, e poi intanto poi abbiamo parlato di altre cose, è andato fuori. È tornato dopo quasi un mese e mi diceva: guarda, ma cosa pensi? La gente ad Aleppo ha bisogno? E io guardo a lui e faccio la stessa risposta che ho fatto prima. Guarda, cosa posso dire? Hai detto tutto. Se la gente ha bisogno, allora io ci sono. Ma veramente sei pronto per andare ad Aleppo? Così. Ma non hai paura? Veramente non ho questi sentimenti per il momento. Non ho paura della morte, veramente, come carattere. Non ho queste paure. E non ho sentito mai questa paura della morte prima. E allora lui ripete la domanda, poi io ripeto la risposta. E finisce lì. E lui mi diceva: guarda, la gente, le famiglie ad Aleppo sono rimaste poveri nella comunità, quindi potrai portare tutti i libri che vuoi e fare tutti gli studi e scrivere anche tanti dottorati, avrai tanto tanto tempo. E io sono andato semplicemente lì, ma aveva anche lui il sospetto che io veramente avessi detto sì, ma potevo anche farlo. E ricordo che il frate che mi ha accompagnato per la prima volta mi guardava per vedere le reazioni della mia faccia nei primi momenti, quando siamo entrati nella città e quando siamo entrati poi nel convento. Poi, alla fine, e così è stato. Sono andato lì e ho cominciato il servizio proprio il giorno della festa di Cristo Re, nel 2014. Cosa ricordo? Le prime impressioni che ho avuto andando e stavo per entrare nella città dalla periferia in macchina, sempre dal Libano, ma dalla periferia vedo quartieri totalmente distrutti, edifici danneggiati o semidistrutti, strade proprio bombardate, che un po' portano subito alla memoria scenari della Seconda Guerra Mondiale che si vedono qualche volta nei filmati, quelli della Polonia, quelli di altri luoghi distrutti completamente. E là ho sentito una tristezza che proprio entrava nel cuore fortemente. Arrivo lì al convento e da già dalle prime ore la preoccupazione dei frati, sempre parlavano del Masud, della possibilità di poter chiedere al governo 1.000 litri di più per illuminare la chiesa, se ci avrebbero dato o no, la preoccupazione per avere la luce, per le cerimonie. Ma subito dopo, dalla bocca dei giovani lì della parrocchia, capisco che hanno fatto tanti raduni, tante riunioni per mesi e mesi con la luce dei cellulari o con la luce delle candele, e li sentivano veramente male e mi chiedevano: padre, se si può almeno fare qualche ora di luce attraverso il generatore elettrico di più, guarda che sarà meglio perché non riusciamo più a vedere. Erano le prime impressioni che poi hanno completato la visione, gente che vive nel buio. E lì veramente una cosa incredibile come vive la gente nel buio,
Io andando anche nelle case, passando da una casa all'altra, immaginate sempre con le scale, entrando nelle case vedendo il buio, mettermi in una mezz'oretta con la famiglia nel buio, faceva tanta tristezza poi, che rimaneva poi durante tutta la notte con me. Tante mamme, tutte le mamme sono tornate a lavare tutto a mano, perché la lavatrice non c'è, il frigorifero non esiste, non funziona, e allora bisogna mangiare, cucinare, mangiare tutto, consumare tutto e non lasciare niente, perché non si può lasciare se non per buttare. Ecco allora che comincia un po', comincio io a capire di più della situazione che vive la gente. Poi lentamente la situazione si è migliorata un po', in qualche senso, perché tanti generatori elettrici cominciavano a essere sparsi nelle strade, però lì la gente doveva e deve ancora comprare qualche ampere che potrà accendere la luce o tubo in tutta la casa. Non possono far accendere la lavatrice che ha bisogno di 3 ampere, perché lì il costo è molto caro per comprare settimanalmente questa quantità di elettricità. E poi un altro problema molto grande è quello della mancanza dell'acqua. La gente torna alla situazione primordiale, porta i secchi e scende per cercare pozzi per le strade. Noi nel convento abbiamo, per grazia di tanti confratelli che ci hanno preceduto, abbiamo questa grazia di avere pozzo, abbiamo aperto le porte per le famiglie, le persone, e venivano allora ad attingere acqua là. E però portavano poi i secchi sulle spalle per il 5º, 6º piano. Immaginate gli anziani che non hanno nessuno e che non sono pochi lì ad Aleppo. Immaginate le famiglie con tanti bambini o neonati, quanta acqua hanno bisogno al giorno. Un giovane mi racconta, un giovane universitario che doveva andare all'università per assistere alle lezioni alle 10 del mattino, mi raccontava di aver dovuto svegliarsi alle 4 di notte e di andare e tornare sempre con i secchi di acqua per riempire tutti i serbatoi della casa prima di andare all'università. L'ha fatto per 4 ore e quando è tornato, appena si è messo così sulla sedia, si è addormentato fino al giorno dopo. E mi raccontava di quanta fatica tanti uomini hanno, hernia di disco, hanno problemi di ernia, di articolazioni, dopo alcuni mesi a causa di questo. Alcuni perfino hanno subito anche tante operazioni chirurgiche a causa di questo. Poi anche i pozzi tante volte non danno acqua potabile. Tanta gente è finita nell'ospedale e c'erano diversi casi di gente morta perché aveva bevuto proprio acqua potabile. E come sapete voi, senza poter fare l'analisi per l'acqua, e c'era anche ancora un altro problema. Lì ho visto che la gente ormai è disperata, perché con queste condizioni, veramente sono condizioni disumane. Immaginate se si aggiunge a queste condizioni di mancanza di elettricità e di acqua la mancanza del lavoro, e allora l'85% della nostra gente non ha lavoro. Una Aleppo, che era una città industriale produttiva, che faceva il 60% dell'industria della Siria e come Milano per l'Italia, è finita come una città paralizzata, che non può offrire niente anche ai cittadini dove
cose che vivono in essa. E lì scopriamo di nuovo il dramma della povertà. Guardo attorno per vedere le famiglie e vedo la gente malnutrita. Tanti bambini e tante famiglie non hanno visto carne da più di un anno quando sono arrivato. Anche il formaggio non esiste per loro se non per le feste. Non riescono a comprare queste cose. Tanti genitori rinunciano a mangiare bene per lasciare tutto ai figli, ma poi cadono nelle malattie. Io ricordo il primo anno che sono andato lì, mi sono ammalato 4 volte all'anno, con una bronchite che proprio poteva anche portarmi fuori di questa vita. Tante malattie a causa dell'indebolimento, ma anche a causa di questa aria non pulita che tira quella dei generatori elettrici attorno. E poi di nuovo anche la gente, come ho scoperto dopo, si lascia andare. Non ha il coraggio, perché non ha i soldi, di andare a fare una visita medica. Un uomo che ha avuto un cancro terribile nell'intestino è stato operato per miracolo si è salvato. Aveva detto al medico: ma cosa prendo? Prendo medicine dopo l'intervento? E diceva: io non chiedo a te niente, chiedo solo una sola cosa, che devi fare l'analisi ogni 3 mesi per essere sicuri che il male non c'è. E quello, quando è venuto da me e l'ho incontrato, era una provvidenza divina. Dopo 2 anni che non faceva queste analisi e sentiva i sintomi di nuovo di questo male nell'intestino. E quando gli ho domandato: come mai lasci te stesso così? Non sai che questo ti porta a morire? Mi risponde: padre, io preferisco morire per lasciare almeno mia figlia in vita comprando il pane a lei. Quindi preferisco tranquillamente morire, non voglio più vivere. Ma non voglio spendere soldi mentre mia figlia ha bisogno del pane. Era anche una provvidenza, l'abbiamo mandato poi dal medico e di là abbiamo cominciato tanti progetti con tutta questa gente. La porta era chiusa del convento. C'era una bellissima stanza dell'associazione di beneficenza che quasi quasi è disparata dal convento, e la gente andava lì, si bisticciava, gridava, facevano problemi, e lì la gente accoglieva e la sente da più di 17 anni era lì a lavorare con i poveri. Ma un po' erano indurriti, perché avevano sempre i criteri rigidi e continuavano a comportarsi nel loro stesso modo, secondo gli stessi criteri prima della crisi, ma la gente stava morendo di fame. Allora lì ho capito che bisogna intervenire fortemente e bisogna spostare l'attenzione a questi aiuti umanitari, metterli al centro del lavoro pastorale. E lì allora che mi sono sentito spinto per spalancare le porte, togliere già le porte tutte del convento e far entrare tutte le persone lì. E lì, con l'accoglienza, con la compassione nel cuore, compassione che significa metterci nel panno degli altri che vengono, nell'ascolto attento con la carità, ecco allora che il Signore ha cominciato a spiegarmi bene cosa vuol dire essere poveri ad Aleppo e cosa vuol dire vivere ad Aleppo e in questa crisi terribile. E il Signore mi ha cominciato a istruire proprio cosa devo fare. Lì, tantissimi bisogni. Quando un po' alla cassaforte, all'eredità che mi ha lasciato l'ex superiore, mio confratello, e lui aveva lasciato $15.000 scrivendo questo per i poveri. E io guardo
così, dico, ma cosa faccio con questa quantità? Comincio a spendere, ma ci sono tantissimi bisogni, ma da dove devo iniziare? Ma devo spendere tutto, utilizzare tutto o forse utilizzare un po' di più e poi lasciare un'altra quantità per il domani, perché ci saranno domani anche poveri che chiederanno, busseranno alla porta e chiederanno aiuto. E allora sono entrato in questi discorsi intellettuali molto fini che non sapevo cosa fare più. Ma poi da dove puoi fornire soldi a questa cassaforte che potrà essere svuotata da un giorno all'altro? Da dove devo prendere questi soldi? Ma devo domandare alla custodia, devo domandare ai fratelli, non mi daranno? Fino a quando poi mi sono messo davanti al Signore e ho detto: Signore, cosa devo fare? E lì arriva proprio l'immagine di San Francesco. Non bisogna pensare, come dice Gesù, dell'indomani. L'indomani pensa a se stesso. È il Signore che pensa poi a tutti noi. Gli uccelli del cielo, i cigni del campo, voi siete più preziosi di tanti uccelli del cielo, diceva. E allora lì mi sono svegliato proprio e ho potuto rispondere a questa prova, che era una prova per me, a dire: io sono servo oggi di questi poveri, i soldi ci sono, quindi dobbiamo spendere i soldi per quanto riusciamo in modo prudente, però dobbiamo avere il coraggio, veramente ci voleva coraggio, non solo a voi quando mettete nella chiesa o quando date a un povero, ma anche a noi ci vuole veramente il coraggio per fare la carità. E allora di qua mi sono consegnato, mi sono affidato al Signore e ho cominciato a mettere le mani nella tasca e a buttare questi soldi. E quando mi sono liberato da queste preoccupazioni intellettuali del come e allora lì che arriva la provvidenza divina e comincia la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Comincia il Signore stesso a intervenire. Tante volte in questo lavoro, poi, che lentamente ha succhiato tantissime energie, io dal mattino presto mi svegliavo, pregavo, e poi scendevo all'ufficio, andavo qualche volta, dal momento della discesa fino alle 11 di sera. La gente, quando ha visto che c'è una porta aperta, si è buttata tutta. E ognuno aveva sofferenze da condividere. E lì proprio mi sono lasciato andare con questa disponibilità al Signore attraverso la disponibilità ai poveri. In certo momento poi arriva anche un'altra cosa, un'altra esperienza bella, provare come il Signore ha una volontà e poi fa compiere la sua volontà nella persona che è veramente disponibile a lui, anche quando non capisce certe cose. Una volta stavamo discutendo del pacchetto alimentare, ma dobbiamo ancora distribuire pacchi alimentari o no? L'esperienza di tante associazioni di beneficenza cristiane dicevano che la gente prende questi pacchi e li vende proprio alla porta. Da dove ha preso, e proprio prende i soldi per comprare altre cose necessarie. Allora cosa fare? Abbiamo fatto prima riunione con tutti quelli membri delle associazioni ad Aleppo e abbiamo discusso la voglia di eliminare il pacco alimentare per l'essenziale della gente. E in certo momento io ero totalmente d'accordo nel cuore e vedevo dal punto di vista intellettuale che era questa la soluzione, ma poi anche che perde tante energie, ci vogliono tanti volontari, ma non sappiamo come comprare, non comprare, entrare in processi poi commerciali per arrivare al pacco alimentare, ma meglio forse dare due soldini alla famiglia e finita la storia. Il giorno dopo arriva una telefonata dall'Italia
Alzo il telefono. Buongiorno padre, è vero che siete voi e avete bisogno di tutto e tutto quanto. Guarda che abbiamo procurato 600 pacchi alimentari per voi, che eravamo nel giorno 17 del mese, però dovremmo distribuire già, in questo mese dovremmo distribuire già un pacco. Ma cosa dici? È veramente necessario questo pacco? Cosa pensi tu? E io pensavo no, perché abbiamo ieri parlato abbastanza e quasi quasi abbiamo deciso di eliminare questo pacco alimentare. Ma la lingua fa un'altra cosa. Sì, veramente, grazie, abbiamo bisogno tantissimo, la gente muore di fame. Ma veramente grazie dal cuore, questa è la provvidenza divina. Ciao! E poi dico a me stesso, o se ho proprio cominci con la schizofrenia, o c'è qualche altra cosa, ma abbiamo discusso già e abbiamo deciso. Come mai così la lingua va al problema? E per lo scopo lì che il Signore era a parlare della mia lingua, che avevo una volontà, un modo di pensare, ma il Signore aveva un altro modo di pensare e di agire. E Lui ci dava proprio quello di cui avevamo bisogno. E lì non sapevo cosa fare in quel momento, perché non avevo volontà, non sapevo come fare per comprare, non sapevo niente. Non so come. Quando ho alzato gli occhi al Signore, ho detto, Signore, fai tu. E allora tutto il cielo si è aperto. In 4 giorni avremo già organizzato, comprato la merce, preparato i pacchi, distribuito a 600 famiglie e non è finito ancora il mese. Ed era per me veramente un vero miracolo. Lì ho cominciato anche di più ad approfondire, a scoprire che c'è qualcuno che agisce qua. È il buon pastore. Noi siamo mezzi. Dobbiamo avere solo la disponibilità e dobbiamo saper abbandonarci alla sua cura, perché curare questa gente che proprio sta morendo di fame e di sete è solo Dio che può fare, è solo Dio che può guidare questa barca quasi quasi che sta per annegare. E lì cominciava ogni volta, con ogni gesto di abbandono, cominciava lui a intervenire di più e a guidarci in questo cammino miracoloso, tutto pieno, pieno di miracoli. C'è un altro problema molto grave e terribile che l'abbiamo subito tanto, tanto, tanti anni, giorno e notte, è quello dei missili che cadevano sulla testa. Immaginate una città così serena, tranquilla come qua, a Novara, e arrivano missili. Entra la gente in chiesa, arriva un missile sulla cupola. Vanno i bambini alla scuola, ma non si sa fino a quando tornano, se cadono missili per la strada, se il babbo muore, se la madre a casa riceve un missile. Non si può pensare di quello che potrà succedere da un momento all'altro. Anche durante le notti cadevano i missili, tantissima gente non ce la faceva più. Infatti un padre di famiglia diceva, ma guarda padre, io lascio il paese con i miei bambini, ma credimi, la fame e la sete non mi preoccupano, ma io non posso vivere con questi missili che cadono addosso di giorno e di notte. E hanno ragione. Abbiamo perso 2/3 della nostra popolazione, sia come abitanti di Aleppo, ma sia anche come cristiani, siamo rimasti come 1/3 solo. E tantissima gente continuava a pensare di lasciare il paese. Abbiamo visto cosa vuol dire disperazione. Abbiamo visto cosa vuol dire che un padre di famiglia si butta nel mare e muore lì, sognando di arrivare all'Occidente, all'Europa, per poter poi tirare la sua famiglia dall'inferno. Abbiamo visto cosa vuol dire la disperazione quando uno vede tutto quello che ha
e lo consegna ai pirati per portarlo fuori del paese e poi finisce, non sappiamo come e non sappiamo dove. Tante famiglie delle nostre sono uscite di là, ma non sono arrivate, non sono arrivate a nessuna parte. Ecco, allora c'era proprio quel terribile male che sono erano i missili lanciati su di noi, sulle persone innocenti e sulle persone disarmate. Qualche volta venivano lanciati su tutti gli abitanti, qualche volta nelle feste in modo speciale. Noi ricevevamo i regali e ogni venerdì santo avevamo un appuntamento con la morte, perché proprio un quartiere cristiano 100% che veniva proprio bombardato in modo atroce, qualche volta con dei missili di 9 metri. Tante volte, una volta dopo un bombardamento così atroce, qualche anno, 3 anni fa, sono uscito la mattina e sono andato a visitare le case della gente, proprio nel quartiere bombardato. Vedevo uno, guardavo sopra, non c'era la casa nel quarto piano, tutta distrutta, e lui sotto a cercare un pantalone o una camicia per prendere da sotto le macerie sulla strada. Entro in una casa, vedo una donna affiancata da un'altra a pregare il rosario. Non sapendo di cosa si trattava, mi mettevo davanti a lei e continuavo con loro a pregare. Ecco, dopo un quarto d'ora che capisco che quella madre, con il marito che non riesce a mettersi né in piedi, neanche a mettersi seduto vicino a me, aspettano notizie dai loro 2 giovani. Sepolti sotto le macerie da più di 9 ore, aspettavano notizie. Abbiamo seppellito tanti e abbiamo pregato con tanti e abbiamo pianto tanto, ma veramente è una cosa incredibile che neanche si riesce a immaginare. Abbiamo vissuto questo per anni e come allora la gente non penserà di lasciare il paese e di buttarsi in qualsiasi angolo della terra? Alla fine siamo rimasti lì. Io prima non avevo problemi con il dormire, mi mettevo, cadono bombe, missili, guerra nucleare, bombardamenti, dormivo tranquillo fino al mattino. Alla fine, dopo 1 anno, 2 anni, ho scoperto che anch'io ho paura, che io anch'io, quando arriva un missile molto vicino al convento, anche mentre stavo dormendo mi alzavo proprio e saltavo verso la porta. Abbiamo sofferto anche quello dell'elettricità. Io quando vengo qua, cioè quando mi sveglio la notte per esempio, non penso mai ad accendere la luce, anche adesso che sono qua da più di 1 settimana, sempre penso ad accendere il cellulare, la pila, o a guardare, andare camminando nelle tenebre o per arrivare al bagno. Una volta ho fatto un record per fare la doccia, dopo qualche giorno non c'era neanche rovinata la bomba da noi, quindi ci volevano giorni e giorni per ripararla, e lì ho fatto un record per la quantità minima di acqua con la quale potevo fare la doccia, e meno un po' di 1 litro. Ho fatto la doccia lì, ho riscaldato, ho preso, ho detto basta, facciamo un sacrificio qua. Sono andato a riscaldare sul gas della cucina questo un po' di acqua e ho fatto la doccia con questo litro di acqua. Abbiamo sofferto tanto e abbiamo potuto patire con la gente, ma io credo che questo tutto ha fatto per noi tanto bene, perché ha fatto veramente nascere in noi di più tante belle cose, specialmente questa creatività della carità, la compassione, patire con gli altri, comprendere veramente le condizioni in cui vivono, comprendere il limite.
linguaggio del povero che sembra qualche volta a parlare cinese, ma lui parla una lingua che deve essere compresa molto bene. Ecco, quando noi viviamo con loro e come loro, è allora che ci si intende e poi ci si arriva a reagire. La carità molto creativa, coraggiosa, che sa come donare. Infatti mi hanno dato uno dei titoli che mi hanno dato, era veramente: padre, tanti auguri, tu sai veramente come spendere. Generalmente la gente fa gli auguri perché sa come mettere a parte, no? Invece io quasi quasi avevo gli auguri perché sapevo come spendere, con coraggio e anche con creatività. Abbiamo iniziato con i pacchi alimentari, abbiamo poi continuato con la distribuzione del costo di elettricità e di gas alle famiglie, ma poi abbiamo fatto un progetto quasi quasi un'assicurazione medica, perché lì quasi quasi non esiste a dare poco, per aiutare la gente nelle visite ai medici, nelle medicine, specialmente per quelli che prendono ogni mese, hanno bisogno di una quantità di medicine da prendere, e poi gli interventi chirurgici costosi. Mentre stavo per venire a Novara, subito mi mandano un messaggio sul cellulare parlando di tre casi, di tre parrocchiani nostri di Adalepo, che hanno bisogno di subire un intervento chirurgico immediato, cardiaco, tipo cardiaco. E lì non c'è bisogno, non c'è neanche tempo per fare il giro e cercare chi deve pagare un po' e chi deve pagare un altro po', e qualcuno deve pagare. Allora mi domandavo, mi ho detto, ma senza indugio, senza pensare, non c'è tempo per pensare, che vadano all'ospedale, ci penseremo noi. Abbiamo pensato anche alla SPRL, i morti, la gente lì, le famiglie, quando muore qualcuno non ha la forza, non ha i soldi per pagare a una società funebre. Chi dovrà pensare? Per il servizio nel cimitero, chi dovrà pensare? Per i bambini con i pannolini, con il latte, per le cose igieniche, chi dovrà pensare? Quando arriva un missile e cade sulla casa e la gente, se non muore, la gente spaventata scappa dalla casa, non ha niente addosso, ha bisogno di tutto, ma chi dovrebbe pensare? C'è qualcuno che deve pensare. Lo stesso quando una famiglia viene minacciata a causa di non aver pagato per un anno, due anni, i debiti bancari accumulati, e poi rischia di perdere la casa che deve essere venduta all'asta e dormire per la strada. Chi dovrà pensare? Se non che qualcuno intervenga veramente con tanta forza in quel momento per salvare la famiglia. La famiglia finisce, la famiglia sparisce, si consegna alla disperazione, che è il nostro primo nemico, anche peggio della morte stessa. E lì che abbiamo cominciato, l'anno scorso abbiamo fatto questo progetto, era il progetto dell'anno, saldare i debiti bancari accumulati. Immaginate se io vengo in Occidente e parlo che vogliamo fare una raccolta di soldi per saldare i debiti della gente lì ad Aleppo, che avrebbe aiutato noi. Era una cosa logica che non poteva essere neanche spiegata. Arriva una persona, bussa la porta al padre, proprio ho ricevuto il secondo avviso, e adesso la banca mi farà fra qualche giorno, ha preso avviso, mi caccia via, vende la mia casa. Allora, io sapendo che tutta l'epoca è diventata un villaggio piccolo e che la gente si comunica subito, ho detto, se accolgo questa famiglia significa che accoglierò tutte le famiglie di Aleppo, poi che verranno subito all'istante a fare la fila e a domandare la stessa cosa. Devo pensare. E poi anche lì mi sono messo davanti al Signore
Ho detto, cosa facciamo, Signore? Cosa vuoi fare meglio? Ma accettiamo, sai cosa vuol dire accettare con te? Accettiamo o no? E poi arriva sempre la risposta del cuore, molto chiara, molto certa. Amore mio, hai i soldi dei poveri nella tasca? Tu non hai il diritto di dire di no? Non hai il diritto, non sono i tuoi. Quando arriva il momento in cui non hai soldi nella tasca, puoi dire no e sei tranquillo e libero. Ma siccome hai qualche soldi, o devi mettere la mano sempre nella tasca e dare. E così ero molto tranquillo di coscienza e ho cominciato a dire sì. Ho detto sì a quella persona della comunità latina e in certo momento abbiamo detto almeno facciamo una restrizione, diciamo alla comunità latina. Quelli di questi casi possiamo aiutare. Ecco, il quarto giorno arriva qualcuno di un'altra comunità cristiana. Lì lo stesso mangia, ho saputo della risposta del Signore. Mi piace spendere a questo Signore. Svuotare le tasche totalmente, va bene. Diversi anche dei confratelli sacerdoti che hanno saputo di questo dicevano, ma stai attento, stai correndo un grande rischio. E poi chi pagherà? Non ce la farai poi. Pagherai ad alcuni, ma poi non potrai continuare il progetto. E lì anche con un po' di coraggio abbiamo continuato e mi venivano come a tanti padri e madri di famiglia alla fine del mese, specialmente quelli che hanno una entrata fissa, no? Cosa succede negli ultimi 5 giorni del mese? Cominciano i battiti di cuore, no? Quando si vedono le fatture da dire da pagare, qualche volta vengono i battiti. E io quando vedevo le cifre alla fine del mese, dicevo, ma veramente, ma io ho pagato questo che devo pagare ancora? E c'erano delle cifre incredibili. E lì però con tanta serenità, con tanto abbandono, mi consegnavo. E non è finita la tasca. Abbiamo continuato, abbiamo salvato 600 famiglie di Aleppo da questo incubo che le loro case venissero vendute nell'asta. E lì poi mi sussurra un direttore di una banca lì ad Aleppo, quest'anno però, dopo aver finito questo progetto, dice, ma sai padre che tu hai salvato l'anno scorso tutta la città di Aleppo. Come? E diceva, perché quei soldi che tu pagati per saldare i debiti hanno servito al governo per pagare tutti gli impiegati, statali, che prima non potevano pensare di coprire veramente e di poter pagare a loro ogni mese. E io dicevo sempre, rispondevo al Signore, mica si scherza. Poi, lì, sotto i bombardamenti, scopro che ci sono delle famiglie che rimangono nelle case dopo il bombardamento, perché non hanno dove andare. Rimanevano nelle case semidistrutte o danneggiate, immaginate durante l'inverno, senza porte, senza qualche muro e anche senza finestre, cosa vuol dire dormire lì? E dormire con tutta l'umiliazione, solo fra le macerie. E allora ho detto, bisogna, anche qua bisogna intervenire. Come fare? Bisogna riparare le case. Ma c'è il pericolo sempre, mi hanno detto alcuni dei nostri benefattori, ma padre, ma non c'è il pericolo che un altro missile arrivi alla casa? Sì, c'è il pericolo. Ma bisogna dare un messaggio, almeno un messaggio di speranza. Muoiono, non muoiono, rimangono nelle case. Bisogna intervenire, non possiamo rimanere così a guardare. Ho preso un ingegnere che perdeva proprio la testa per la mancanza di lavoro, dei nostri figli, vieni a lavorare, c'è tanto da fare qua. Abbiamo cominciato questo anche progetto pazzesco della riparazione delle case danneggiate ad Aleppo nel 2016 sotto le bombe.
avremmo riparato fino alla fine dell'anno 268 case. E quest'anno, dopo un po' la fine di questi tiri di missili, che poi vi racconterò, apriamo ancora per le domande, apriamo la porta per ricevere domande di riparazione delle case. Arrivano 660 a chiedere la riparazione delle loro case, quasi diversi sono proprio distrutte completamente. Lì dico, uno di ingegneri non ce la fa più. Faccio il rischio a 8 ingegneri che da più di 5 anni non lavorano a tempo e vengono allora per dare una mano, aiutate i vostri fratelli. E lì abbiamo cominciato proprio come una ditta, come una società specializzata di ingegneria, con un centro, un ufficio centrale che controlla, che raccoglie le domande, che segue gli ingegneri e dentro gli ingegneri operari all'infinito. Fino alla fine di aprile avremo ricostruito 186 case. Però ci sono centinaia ancora che faremo. Continuiamo senza sosta a fare queste riparazioni molto importanti. È il Signore che veramente lo vediamo molto, molto, in modo molto, molto chiaro. Lo vediamo con noi con tanta tenerezza. Quanto male abbiamo visto, veramente, che fa spaventare anche un sacerdote che confessa spesso che sente tanti peccati. Però è meglio che con questo male che abbiamo, al quale abbiamo assistito, abbiamo visto il Signore stesso che interviene a favore del suo popolo. Arriva anche un altro intervento molto importante del Signore. Era quella iniziativa di far pregare i bambini per la pace. Ecco, i missili sono più grandi di noi, è un problema che noi non riusciamo a risolvere. Neanche stati riescono a risolvere. Allora ci rivolgiamo al Signore. E siccome sembra a non ascoltare le preghiere dei grandi, forse perché sono peccatori abbastanza, allora facciamo pregare ai bambini. E come sappiamo, lui non può dire no ai bambini. E allora facciamo questa iniziativa, la diffondiamo in tutto il mondo. Tanti parroci aderiscono all'idea, tantissime reti di bambini del catechismo di tutto il mondo cominciano a pregare per la pace ogni prima domenica del mese. Quando iniziamo questa iniziativa? Il 5 di dicembre. Il 5 di dicembre iniziamo, il 22 arriva un accordo all'improvviso fra l'esercito regolare e questi gruppi militari di armati che ci circondavano e lanciavano missili su di noi. Dopo che loro hanno accettato di lasciare le armi e sono usciti fuori, abbiamo scoperto quanti missili avevano nascosto per lanciare su di noi. Avrebbero distrutto completamente tutta l'Europa. Avrebbero ammazzato tutti gli abitanti. Poi avevano dei depositi di alimentari riempiti per poter aiutare loro a resistere per anni e anni. Come mai hanno accettato di lasciare la parte est? Era proprio subito un frate al quale comunicavo proprio quello che succedeva il giorno 22, comunicavo ai miei fratelli, subito uno mi risponde per dire che era il preghiero. E la preghiera dei bambini. E lì comincia sempre questa iniziativa, avrà più forze e continuiamo a pregare fino ad oggi, perché la guerra non è finita lì e non è finita in tutto il mondo, poi c'è tanto bisogno di preghiera. Ma noi che siamo disarmati, che siamo così deboli a non poter incidere sull'opinione pubblica, neanche sui governi, noi possiamo fare miracoli attraverso la preghiera nostra e quella dei nostri anche bambini.
Dal 22 arriva un altro periodo con diverse altre sfide. Finisce 3 giorni prima di Natale, finisce proprio questo andare a venire a ricevere i missili sulla testa. E lì abbiamo festeggiato Natale, non ci credevamo, aspettavamo qualche missile così di regalo, almeno uno durante il giorno di Natale, ma non è arrivato. E lì abbiamo ringraziato molto il Signore e abbiamo celebrato con grande gioia il Natale, ringraziando il Signore per il suo intervento. Però lì, sapendo che tante famiglie di questi armati che erano nella parte est, che io non posso dire se non sono tre terroristi veramente, per quanto hanno lanciato missili ammazzando i nostri figli, che disarmati, innocenti, loro sono scappati e sono messi, accolti in campi di profughi, nel freddo e nella fame. E lì durante tutte le messe di Natale ho fatto ricordare ai fedeli che veramente c'è una grande gioia della liberazione di questi incubi che abbiamo subito per anni e anni. Abbiamo veramente tanto da gioire e ringraziare il Signore, ma dall'altra parte non possiamo nascondere la tristezza che c'è nei nostri cuori, perché questi nostri fratelli soffrono ancora, soffrono il freddo e la fame. Qualcuno anche dei fedeli poteva dire: ma sono queste le donne di quelli terroristi che ci hanno ammazzato, ci hanno torturato per anni? E lo stesso potevano dire dei figli piccoli. Ma per noi semplicemente, come anche ho detto sempre nelle omelie, ho detto: sono Gesù che viene a incarnarsi nella nostra parte, e bisogna saper accogliere Gesù. Ecco allora che ci siamo preparati, abbiamo fatto sondaggi, studi, cosa abbiamo bisogno, quali associazioni mi aiutano, cosa mi manca. Poi siamo andati anche con i nostri volontari, con le famiglie, a visitare loro e a offrire tutto quello che potevamo, come un segno di perdono e come anche un segno della nostra riconciliazione e della nostra condivisione con loro della pace che il Signore ha portato nei nostri cuori. E di là anche è nata una bella cosa che continua fino ad oggi a essere approfondita. Noi come Chiesa lì comprendiamo che abbiamo una grande responsabilità. Io non posso dire a qualcuno che non ha conosciuto il re di pace: tu devi per forza vivere la pace, che devi avere nel tuo cuore la pace, che devi essere operatore di pace. Noi però abbiamo una grande responsabilità, perché conosciamo chi adoriamo, conosciamo questo re di pace e abbiamo ricevuto questo grande dono della pace nei nostri cuori. E allora in questa società di grande conflitto e in grande guerra, noi siamo responsabili, chiamati dal Signore per essere ponti, per creare la riconciliazione e per impiantare dentro di essa, in questa società, piantare proprio i germi della pace. Siamo andati dopo il 22 a visitare attorno la città, una città distrutta, quartieri interi distrutti, non si sa dove è finita la gente, tantissimi quartieri proprio non esistono, come se non esistessero, forse anche peggio, perché devono essere demoliti per essere ricostruiti di nuovo. E lì il governo era molto chiaro: non facciamo, non possiamo fare, siamo in piena guerra ancora, non possiamo risolvere il problema dell'elettricità e né risolvere il problema dell'acqua.
allora lì, che io anche nel cuore mi sono sentito anche chiamato di più come chiesa, mi sono sentito a dire veramente dentro il mio cuore, fra me e me, noi costringeremo all'Europa. Noi con la preghiera e anche con la provvidenza divina, con questa grazia che abbiamo visto sempre dal nostro Padre Celeste, noi avremo costruito Aleppo per noi e anche per tutti i suoi abitanti. E di là allora che nascono anche altre iniziative, non solo iniziative di emergenza, il primo binario su cui lavoriamo molto perché fino ad oggi la città è paralizzata, ma su un altro binario di ricostruzione, non soltanto di ricostruzione delle case, ma di ricostruzione di un mondo di lavoro, di un commercio nel quale non esiste più. Allora lì ci siamo dati da fare, anche abbiamo cercato i giovani valorosi che hanno esperienza di lavoro, che sono attivi, che hanno piani chiari, però non hanno la materia prima, i soldi, hanno bisogno di una spinta per essere aiutati a fare il passaggio da consumatori e da dipendenti completamente degli aiuti a costruttori produttivi indipendenti di questi aiuti. Abbiamo ricevuto a gennaio 190 domande di questo tipo, di questo progetto chiamato Piccoli Progetti. Avremmo risposto, accettato 140 di queste domande. E adesso abbiamo dato questa spinta fra 1.500 euro a 2.500 a 140 persone per cercare di mettersi in piedi, nonostante che il cammino molto molto faticoso, perché i passi, solo i passi piccoli possono essere fatti lì ad Aleppo fino ad oggi. Ma costruire la famiglia, costruire il futuro. Ma cosa vuol dire costruire il futuro? Abbiamo guardato intorno a noi e abbiamo visto una società squilibrata, tantissimi anziani fino a chiamare Aleppo città proprio una casa di riposo per gli anziani, gente abbandonata, lasciata così da sola. E poi abbiamo guardato di nuovo e ci sono tantissimi madri giovani con dei bambini piccoli, gli uomini non esistono più e abbiamo tante ragazze, ma i giovani maschi quasi quasi non esistono, scappano fuori perché il servizio militare da noi è obbligatorio e allora si buttano fuori del paese, fanno qualsiasi cosa per non rimanere lì. Allora una città squilibrata che non ha proprio, non ha tutti i suoi elementi per poter pensare in un futuro di Aleppo. Come fare? A dicembre scorso abbiamo fatto una statistica. Mi sono domandato, ma dove sono le famiglie giovani? Quante famiglie si sono sposate durante questa crisi assurda? Bisogna essere veramente dei veri eroi, questi giovani, a dire sì. Sì, ha una vocazione naturale di comporre, di costruire una famiglia. Sì, a sposarsi nella Chiesa. E sì, a ricevere da Dio il dono della nascita dei figli. Dovrebbero essere veramente dei veri eroi questi. E sono questi il futuro della società e il futuro della Chiesa. Abbiamo fatto le statistiche, abbiamo scoperto 740 coppie che si sono sposate e che continuano a vivere fino ad oggi ad Aleppo, perché tante famiglie hanno lasciato il paese. Cosa vuoi fare, padre? Perché fate, ci domandate, perché ci telefonate? Volete aiutare noi con qualche progetto? Qua guardiamo anche in cielo e diciamo, ma Signore, veramente cosa vuoi di questi? Cosa possiamo offrire?
anche al volo. E lì poi sapete nella storia stessa che si ripete, il Signore chiede da noi sempre di mettere, fare il primo passo nel tutto, poi lui interviene. E così abbiamo promesso loro di che avremmo iniziato con gennaio ad aiutare tutte queste famiglie giovani da tutti i riti. Abbiamo mandato a tutti i vescovi, abbiamo detto a loro: guardateci questa idea pazzesca, date la benedizione a noi così almeno possiamo pensarci noi. Tutti erano contenti, hanno dato la benedizione e poi abbiamo fatto il primo passo, poi ecco veramente. E poi Signore, dove sei? Passa gennaio e questo aiuto include una distribuzione di un pacco alimentare mensile, elettricità, soldi per comprare l'elettricità per un mese, tutta la copertura sanitaria dell'assistenza alla gravidanza, alla nascita dei figli, all'assistenza post nascita. È una copertura completa per la famiglia, un servizio veramente completo. Gennaio c'erano spiccioli, anche febbraio abbiamo tirato dalla tasca e l'abbiamo svuotata. A marzo, Signore, abbiamo fatto il primo passo del voto, ma non hai dimenticato, per esempio, di fare qualche cosa, di dare qualche risposta, qualche spinta? Arriva la risposta, ma arriva da chi? Il Signore questa volta utilizza una certa persona, un personaggio, fa muovere il Vaticano, fa muovere il Santo Padre. E allora, dopo un mese e mezzo quasi dell'oblio di Aleppo, da tutta la media internazionale, arriva un frate predicatore che deve fare gli esercizi, predicare gli esercizi di inizio quaresima a Santo Padre con tutti i membri della Curia. Il padre Michelini aveva letto qualche giorno prima il libro di padre Ibrahim. E allora ha proposto al Papa e alla Curia di fare le letture durante i pasti di questo libro del povero Papa. Perché lui poi non nasconde al padre Michelini, il predicatore, due giorni prima della conclusione del ritiro, che lui non riusciva a inghiottire bene i bocconi durante i pasti. E quanta sofferenza soffrivano e vivevano questi alevini. Allora subito diceva lui: allora farò fare una colletta speciale per i poveri della parrocchia di padre Ibrahim. E va dai tutti i membri della Curia in quel giorno, dice: giovanotti, la mano nella tasca propria, mi raccomando, non nella tasca dei miei cugini, non da lei. Dovete metterla nella tasca come segno della vostra conversione. Alla fine di questi ritiri, di questo esercizi, e allora fate una raccolta di 100.000 euro da mandare alla parrocchia di padre Ibrahim. Io appena sento questa storia dico: accidenti, che poco però Santo Padre. Però sicuramente ringrazio il Signore prima di tutto e capisco che questa cifra, anche se è poca per noi, per i progetti che facciamo, ma porta dietro una grande benedizione, veramente, perché viene fatta proprio da un padre di famiglia che sa cosa vuol dire la sofferenza dei poveri, di un Papa che abbiamo sentito sempre quasi vivente con noi ogni giorno, per quanto ha parlato di noi e per quanto ha pregato per noi e ha fatto pregare tutta la Chiesa. Appena sento la notizia, subito mi viene alla mente il progetto delle coppie giovani. E lì, allora dico: benissimo, è arrivato proprio al momento
tutta la somma è 18, viene, la metà viene utilizzata per coprire le spese di marzo per queste coppie giovani. Le coppie giovani contente lo stesso, non importa da dove arrivano i soldi, basta che arrivino. Poi anche facciamo la seconda, l'utilizzo della seconda somma per aprile, prima della Pasqua, tutti contenti, festeggiano bene, anche con i buoni di carne e anche con tanti cioccolatini e anche tanti elementi per fare i dolci anche a casa, tipici della nostra cultura. Dopodiché mandiamo una lettera al Santo Padre di ringraziamento con tutto il cuore per quello che ha fatto e poi anche una spiegazione come abbiamo indirizzato questi soldi, queste somme a favore di tutte le comunità, non soltanto la comunità di Padre Rani, perché Padre Rani non pensa soltanto alla comunità sua, francescani, pensiamo come fratelli a tutta la gente, prima cristiani, per quanto riusciamo anche ai musulmani. E poi i conti spesi e così contando ringraziamento, promettendo di pregare per voi, offrire tutte le nostre sofferenze come comunità cristiana ad Aleppo per tutta la settimana santa, con le preghiere per la sua intenzione. E così abbiamo sperimentato di nuovo questa provvidenza di Dio. Non domandatevi di maggio perché non so veramente cosa succederà, però ecco, il Signore ha fatto muovere il Papa dal Vaticano per marzo e aprile e ha fatto muovere tanti cuori e questo bellissimo che devo anche adesso alla presenza di Sua Eccellenza anche Franco Giulio, che ha a che fare anche con la conferenza episcopale italiana. Cioè, un ringraziamento che poi come il modo dei figli, ogni ringraziamento è un'introduzione poi per altre domande nuove, no? Un ringraziamento perché sapete voi come si parla nella Chiesa tante volte, tanti cristiani indifferenti o lontani guardano al clero, dicono ma chissà cosa fa il vescovo, quanto dorme al giorno, tutto il giorno sta dormendo sicuramente, qualcuno mi telefonano come parroco, mi dicono alle 11 scusa padre forse ti ho svegliato. Cioè pensano a questi del clero come se fossero di un altro pianeta, che vivono proprio nella prossimità, nei bagni a fare le docce tutto il giorno tranquilli a dormire. E però non è così l'immagine della Chiesa. E io posso testimoniare tante cose belle che ho visto e tanti vescovi e anche di tanti sacerdoti. Quanta radicalità e quanta carità, quanta compassione hanno avuto nei nostri confronti. Vado da un vescovo che conosce bene, Monsignor Rabbina. Vado da lui e dico in 5 minuti, dico, Eminenza, abbiamo bisogno di tutto lì. E noi lì siamo in grande difficoltà e abbiamo progetti molto grandi. Mi fa alcune domande in 5 minuti, poi mi dice, scriva padre, scriva una domanda. E poi aspetta un momento, va alla sua stanza e torna con una busta piccolissima che ha dentro un anello di vescovo. E poi mi dice, guardi, non so veramente quanto costa questo, ma te lo do con tutto il mio cuore perché serva a qualcosa per questi poveri del viaggio. E io ero in grande difficoltà, ma cosa faccio con questo anello poi? Lo vedo, lo lascio come una memoria di una grande generosità di cuore. Rimango io edificato prima della mia gente e ringrazio il Signore tante volte e con grande gratitudine prego per questo vescovo, ma per tutti i vescovi, per quanta compassione, con quanta generosità ci hanno
Allora cosa facciamo, padre? Quale lettera scriviamo? Dico, dovete allora, dovete fare una bella lettera sostanziosa, una richiesta deve essere un po' pesante, perché abbiamo tanto, veramente tanto bisogno. E lì veramente arriva anche la risposta dopo un mese di grandissimo aiuto, nel quale noi continuiamo, grazie a quell'aiuto che è stato fatto, che noi continuiamo oggi a sostenere 33 progetti di questi grandi progetti di cui tu ho parlato, di andare a favore dei cristiani e anche a favore dei musulmani. Tantissimi parroci, tantissimi religiosi e religiose che anche con grande povertà e difficoltà di condizioni di vita in cui si trovano, e che veramente alcuni sono veramente poveri, hanno dato tanti soldi per i poveri di Aleppo, e vogliamo veramente pensare e ricordare questo. Questo è il volto della Chiesa, non è una Chiesa che fa da ordini e comanda dall'alto e pensa come la Chiesa tiri con delle leggi alla gente. Questa visione che il diavolo dà alla Chiesa, ma non è così la Chiesa di Cristo. La Chiesa di Cristo è una Chiesa sofferente che pensa al povero, e quegli capi che fanno questo gesto della lavanda dei piedi nel Giovedì Santo lo fanno in diversi modi ogni giorno per tantissime persone, e pensano a tanti, anche tante parti del mondo in cui veramente non c'è neanche il cibo e non c'è neanche l'acqua. Ringraziamo il Signore per tutti loro, e io, ringraziando Monsignor Dambilla, ringrazio anche Don Angelo, che fa parte anche di questa rete, adesso che lavora nella Caritas anche diocesana, e mette sempre le mani nella tasca propria, non nella tasca. Ringrazio tutti voi per quello che fate. Non potete immaginare quante volte noi, nei momenti di grande difficoltà, avremo, come ci sentiamo sostenuti dalla preghiera di tante persone, di tutta la Chiesa, di tutto quel mondo. Io conosco tante parrocchie dove ogni giorno si prega per la Chiesa. Io conosco tante realtà veramente ecclesiastiche in cui si fanno tantissimi sacrifici per la gente ad Aleppo, in Siria, nel Medio Oriente e anche altrove. Voglio ringraziarvi con tutto il mio cuore per essere presenti qua oggi e per essere proprio disposti all'ascolto e alla condivisione. Ringrazio il Signore per questa comunione che ci fa vivere in questo momento molto, molto difficile della storia. Noi viviamo lì con la disponibilità, ma sicuramente da soli non ce la facciamo a compiere una missione. È una missione impossibile, se posso definirla, la definisco così, come missione impossibile a dare. Ma solo con le vostre preghiere e solo anche con il vostro aiuto concreto che noi riusciamo oggi a resistere e a poter aiutare tutta questa buona gente. Grazie dal cuore per tutto quello che fate. Continuate per favore a pregare per noi e non dimenticarvi di noi mai nella preghiera. Grazie dal cuore. Bisogna, mamma.
Se non avete, io faccio l'ultima, l'ultima cosa, l'esperienza di quello che siete caduti sulla Chiesa, e poi facciamo una piccola preghiera dopo il vostro permesso. Un giorno, mentre i missili cadevano, abbiamo celebrato le messe domenicali e siamo arrivati all'ultima messa, quella parrocchiale più grande e più assistita. Arriva il momento della comunione, dopo la messa, che era alle 6 di sera, quasi 6:10. E allora lì, mentre sono sceso sotto la cupola, che c'era la metà della gente in chiesa sotto la cupola, ecco che mi si sente un colpo sulla cupola da di sopra. 10 secondi, ma chissà cosa è questo che ha sbattuto alla cupola. 10 secondi e vedo tutta la chiesa piena di polvere, la gente che grida e si butta a destra a sinistra, e la terra, il pavimento che tremava per più di 40-50 secondi di continuo. Ma io non riuscivo neanche a capire cosa è successo. Sopra c'era la bomba, il missile, che è una bombola di gas messa su una base missilistica, lanciata proprio con tanta cura al momento giusto e nel luogo giusto per creare i danni più grandi possibili. Lì avevo in mano, avevo le ostie sacre e non riuscivo a tenermi, sono caduto, poi mi sono alzato, ho preso le ostie che ho messe sull'altare e sono sceso per guardare se ci sono morti. Ringrazio il Signore che erano tutte ferite un po' leggere, ma gente che veramente ha avuto qualche colpo e soffriva, aveva dolore. E in un certo momento ho fatto un cenno alla gente, siamo scesi sotto al giardino interiore dove abbiamo un po' continuato a distribuire la comunione, poi ho dato la benedizione. Era veramente un vero miracolo. Immaginate, nella chiesa la parte più debole è la cupola, che doveva essere molto fragile e poteva essere proprio forata e il missile poteva cadere dentro la chiesa, e in quel caso avrebbe creato, veramente lasciato 70-80 cadaveri almeno, senza contare i feriti. Come mai questa cupola ha respinto il missile che si è esploso sopra, frantumando i legni grandi che portavano le tegole e faceva a pezzi piccoli tutte le tegole della tettoia della chiesa, e distruggendo a 3 chilometri tutti i vetri delle case attorno alla chiesa? Non sappiamo come veramente siamo stati risparmiati lì. Lì, io non so come, ma era veramente il Signore che mi ha trattenuto, e ero molto calmo, come diceva la gente, non sapevo da dove veniva questa pace dentro e come ho potuto guidare la gente in quel momento molto difficile e portarli sotto per continuare la comunione, per concludere la messa. E poi, come dopo sono tornato alla chiesa con tanti uomini a fare la prima pulizia e il giorno dopo a celebrare la messa, e le donne che sono venute a pulire in modo perfetto la chiesa di più, e poi riprese subito, ripresa tutta la vita della parrocchia, della chiesa, non so come. Ma io so che ormai sono umano, perché anche si domandano, non hai paura, padre? Sicuramente per 2 settimane mi vedevo a tremare le mani, e lì ho smesso di prendere caffè, prendevo soltanto camomilla di continuo e cercavo di addormentarmi di più, come se uno fosse uscito da una guerra proprio in pieno, una guerra proprio faccia a faccia con tanti nemici. E lì veramente sentivo il fisico molto molto stanco in quel periodo,
so veramente perché poteva finire come una strage, come è finita in Egitto. Eravamo pronti, sì, eravamo sempre pronti, fino ad oggi. Non sappiamo in qualsiasi momento cosa potrà succedere, ma il Signore ci ha risparmiati in quel momento. E lì la cosa più bella con la quale concludo era proprio che in quel momento della, poi abbia ripreso la comunione nel giardino e abbia concluso la messa, che mi è venuto spontaneo a me ringraziare la Madonna. Non avevo pensato, non avevo pensieri proprio di dire poi da Madonna, non Madonna, ma lì in quel momento è uscito spontaneo a dire: vogliamo ringraziare. Ringraziare la Madonna che ci ha custoditi sotto il suo mantello. Siamo nel mese di maggio e anche lì noi facciamo come qua, anche in questo mese, il mese mariano, abbiamo messo la statua della Madonna al centro e facciamo, mettiamo l'incenso, facciamo tante processioni e tante preghiere per la Madonna, che è proprio la tenerezza di Dio, è una faccia, è una incarnazione di questa tenerezza di Dio Padre che abbiamo sperimentato in quel momento. Allora ecco che vogliamo concludere adesso con Ave Maria alla Madonna, ringraziandola per tutte le grazie con le quali lei riempie la nostra vita lì ad Arezzo, ma anche qua da voi. La ringraziamo con tutto il cuore, chiedendo anche da lei, Regina della Pace, il dono della pace qua, nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nella vostra società, ma anche da noi e in tutto il mondo. Dopo l'Ave Maria, prendiamo tutti la benedizione di Sua Eccellenza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Insieme. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Siamo qui per il canto.